Tra le novità presentate quest'anno al Photokina, due sono state le vere attrattive di tutta quanta la fiera, ovvero i due droni rilasciati, uno a DJI e l'altro a GoPro. Quindi oggi parleremo delle descrizioni tecniche e quindi il confronto tra Karma e Mavic Pro. Ma prima di iniziare, vai con la sigla. È da tanto che non facevo un video e non volevo far altro che parlare in questa rubrica Parliamone di due mezzi che sono stati creati principalmente per scattare fotografie video aeree, DJI Mavic Pro e GoPro Karma. Entrambe le case hanno presentato un drone. Nel caso di DJI, stavolta non ha presentato un drone di grosse dimensioni, ma il più piccolo drone mai creato con una qualità 4K. Invece GoPro si è appena lanciato in questo mondo con il proprio Karma. La prima grossa differenza fra i due è ovviamente il peso. Infatti il DJI Mavic pesa poco più di 730 kg, mentre invece il Karma di GoPro è abbastanza più pesante, raggiunge il chilo. Ma il peso non incide molto sulla dimensione, e infatti se andiamo a vedere il corpo di entrambi i droni sarà tutto sommato molto simile come dimensioni. L'unica differenza è che Karma risulta essere un po' più grande per la questione delle ali. Infatti i bracci meccanici con cui utilizzeremo i motori non rientreranno completamente come nel caso di Mavic Pro, ma saranno verso il fuori e quindi occuperà più spazio e non sarà poi così tanto più portatile rispetto al DJI. La prima cosa di cui ho parlato ovviamente è stato il peso. Il peso non è una cosa da trascurare. Prima di tutto perché se dovremo fare le riprese aeree sarà molto più facile trasportare un oggetto più leggero. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista chi vince è proprio DJI col proprio Mavic. Però il peso non è solo indicativo del trasporto, ma anche della velocità. Infatti, quando parliamo di velocità, possiamo vedere che il Mavic raggiunge una velocità di 40 metri al secondo, mentre il drone di GoPro, essendo più pesante e più voluminoso, raggiungerà una velocità leggermente più lenta, di 35 metri al secondo. Quindi, quando andremo a farli volare, si avrà anche un consumo di batteria differente fra i due. Infatti, quello più pesante consumerà generalmente più batteria rispetto a quello più leggero. E infatti questo dato del consumo di batteria lo possiamo vedere anche dai minuti dichiarati di volo. Infatti, Mavic Pro dimostra una capacità di volo più lunga rispetto addirittura al DJI Phantom 4. Infatti il Phantom 4 dichiara una durata di circa 20 minuti, mentre il Mavic è di 27 minuti. E 5 minuti in più di volo con un drone con il quale utilizzeremo per fare le riprese in giro per le campagne o per le industrie, se dovete fare delle riprese appunto pubblicitarie per industrie, saranno veramente molto molto importanti. Nel caso di GoPro invece la durata della batteria sarà di circa 20 minuti. Ciò non vuol dire che è pessimo. Semplicemente che, essendo più pesante, ha un consumo maggiore, come abbiamo già detto prima. Adesso parliamo invece di distanza di volo. E perché è molto importante questa? Perché non stiamo parlando solamente di riprese da fare amatoriali nel giardino. Stiamo parlando di droni che sono stati creati per i professionisti che non vogliono trasportare, appunto, un Inspire con loro. Un drone esageratamente grosso, soprattutto per chi non lo usa per fare riprese molto molto particolari. La distanza maggiore viene raggiunta appunto da DJI, che raggiunge una distanza con comando, mi raccomando, non solo con l'applicazione per il nostro cellulare, di 7 km. Cosa invece che GoPro non riesce a fare, infatti col comando dichiarato da GoPro è un'istanza massima di utilizzo di circa 1 km. Ma la cosa che più interessa a chi sta acquistando uno di questi droni è ovviamente la qualità video. La qualità video sulla quale io personalmente non mi pronuncio ancora, perché ho visto dei video creati da DJI appunto con il loro Mavic e sono di una qualità certamente molto alta, ma non ovviamente a livello di Phantom 4. Mentre invece per GoPro ancora non è stato rilasciato un video dichiaratamente girato con la propria telecamera. L'unica questione che potrebbe porre in vantaggio GoPro in questo caso è il fatto che il Karma utilizza esclusivamente una fotocamera appunto GoPro Hero e quindi monta ovviamente la nuova GoPro Hero 5 che è in uscita a breve.
Parlando di stabilizzazione, invece, è ovviamente una delle cose più importanti riguardante un drone. In questo caso possiamo dire che il Mavic DJI ha una stabilizzazione migliore, perché passa da un angolo di circa meno 90 gradi a più 30 gradi di inclinazione. Ciò vuol dire che si può inclinare sia da una parte che dall'altra, in su e in giù. Mentre invece GoPro dichiara un angolo di ripresa di meno 90 e 0. Ciò vuol dire che se noi lo spingeremo in avanti molto velocemente, questo non riuscirà ovviamente a stabilizzare e inizierà a puntare verso il basso. Senza parlare poi delle varie funzionalità che hanno entrambi, passiamo direttamente a ciò che riguarda il prezzo. Ho sentito molta gente lamentarsi che il Mavic di DJI costasse eccessivamente, infatti si parla di 740 dollari per il solo drone, quindi con l'utilizzo esclusivamente da cellulare con la propria applicazione, fino a un costo di poco più di 1000 dollari con il controller dedicato. Quindi molta gente penserà che ovviamente GoPro con il suo pezzo di soli 900 dollari sia più completo, con il comando compreso ovviamente. Però per il GoPro c'è un discorso a parte. Infatti non verrà dotato di fotocamera al lancio. Ciò vuol dire che noi dovremmo acquistare ovviamente il drone e separatamente una GoPro. Con questo suo primo drone, GoPro sta andando a pestare i piedi a DJI, per ora indiscusso campione nel mondo dei droni. Infatti non c'è persona che non consiglierebbe un DJI a un altro. Ma adesso sta a voi decidere. Quale preferite? Il nuovo drone di DJI o il nuovo drone di GoPro? Scrivetemelo nei commenti qui sotto come sempre e mi raccomando, oltre a commentare, mi raccomando, condividete, lasciatemi un like e non resta che a dirci alla prossima puntata.